Racing, rimaniamo nella classe 1004, ultimo a partire della classe 1004 con la sua Peugeot 106. Grazie.
anni marchio, per lui miglior tempo di 2.55.91 fatto nel 'Ringa. Accaldati, sudati, no, però vedo tutte e due sorridenti. Alex, allora? Allora la gara non è andata benissimo perché abbiamo ancora qualche problema alla macchina che ci portiamo da Luzzi, non riusciamo a risolvere un problema sulla portata benzina, però siamo contenti lo stesso perché siamo qua, ci siamo divertiti. Fabio oggi ha fatto una bella gara, ha dominato la Racing Start, o meglio ha duellato con Borcaro nella Racing Start, noi ci siamo difesi e sono qua e devo ringraziare delle persone grazie alle quali ho potuto partecipare. Serafino Molinaro, che tutta la settimana si è adoperato per cercare le soluzioni alla macchina, e lo ringrazio. Mariano Giorno, mio cognato, che mi ha dato una mano nel rimettere sempre in sesto la macchina, il preparatore Ottaviano Berta e la mia compagna Anna Rosa. Bene, Fabio. Niente, la mia gara è più che soddisfacente perché insomma duellare con Rocco Porcaro, specialista degli slalom, è stata dura, veramente siamo a un soffio uno dall'altro nell'ultima maggio, ce lo siamo dimostrati, mi spiace per lui per una toccata, però io sono soddisfattissimo perché la macchina, devo ringraziare Leandro Brecchi e Pierluigi per l'assistenza sulla macchina e poi tutti quelli che ha già ringraziato Alex, che sono le persone che ci sono state vicine, aiutate ad arrivare pronti alla gara, alla Crosslome di Coringa. Pierluigi, vieni qua che sei stato nominato. Allora, il vincitore della Racing Start 1400. Ecco. Bravo. Bene, allora già ti hanno detto la tua posizione in classifica, dici un po' la tua gara, raccontacela. Ma è stata andata benissimo, soprattutto per i problemi che ha avuto Santo allo slalom precedente. Adesso è ritornato di nuovo a essere forte. Bene, siamo tutti quanti accaldati, stiamo sudando, salutiamo tutti, abbiamo bisogno di rinfrescarci. Ciao! Ciao.